Crack 2013, domenica, quarto e ultimo giorno, la serata è ancora lunga, ma comunque si avvia alla conclusione. Valerio ci ha introdotto, Valerio Sciatto Bindi, è venuto anche al TG3 da noi in redazione, ci ha introdotto il crack e ora gli chiediamo l'onore di... Tanto perché se era lui, non sapevo. È vero, è sempre meglio sapere se chi c'è sotto la maschera. Insomma, chiudi con grande onore questa edizione. È andata, è stata molto caotica questa edizione, nel senso che l'Orda ha veramente preso il sopravvento, sono arrivati ad ondate in maniera discontinua, chi prima, chi dopo, insomma con un sistema strano, è stato proprio interpretato in un modo, in qualche modo comportamentale questo festival, e anche hanno funzionato dei sistemi di autogestione fra i disegnatori diversi dal solito, quindi tutta una serie di organizzazioni interne che non ho visto a dire, ma insomma che prevedono che chi viene qui al festival viva qui dentro al festival, ha cominciato veramente a condividere, a vivere, a occupare le cucine, a occupare gli spazi vitali del forte e a auto-organizzare tutto, proprio come un ordine dei barbari deve fare quando conquista qualcosa. Le immagini le vediamo, qui abbiamo Vladimir Vostok con il suo lavoro, in questo caso è a proposito dei è un fumetto tratto da una canzone dei Borghesi, a questo gruppo sloveno degli anni 80, ma c'è poi il lavoro su Micic, che è questo qui accanto, che è questo intellettuale dello zenitismo, quindi della Belgrado degli anni 20. Vostok, Tecnomuda con la sua Barbaric Symphony, tutto il lavoro del nostro amico Tony Cheong, il grafico super pop, in qualche modo che supera, elude i confini della censura, no? Con queste immagini che dicono senza parlare, no? Senza poter essere censurate. È una scoperta questa, cioè l'idea che effettivamente la censura è una cosa che non solo limita, ma come tu, è come un po' la questione del panottico, chi osserva è vero che osserva e controlla, ma chi è controllato sa che c'è lui che lo osserva e quindi lo osserva di rimando. La censura censura e per questo limita, ma è limitata, cioè non riesce a censurare quello che non può intendere che è censurabile, e quindi se trovi una forma per raccontare una cosa che non si può raccontare con le parole, la censura perde il suo potere. Questo confine sottilissimo è esile su tutto questo lavoro. È una cosa straordinaria, credo che tutto il festival abbia espresso una grande potenzialità di un network. Oggi ne parlavo con Vincino, che è passato qui commosso, ha guardato tutta la mostra, diceva insomma c'è una grande vitalità, soprattutto mostriamo un mondo italiano, internazionale, che ha riorganizzato la propria scrittura, la propria narrazione, il proprio disegno su temi, metodi di produzione e forme e immaginari completamente differenti, altri, autonomi, indipendenti. Questo si sente, questo forma un movimento, questo movimento si dà nuovi appuntamenti. Ieri abbiamo avuto un incontro bellissimo con il Ammanuac, che propone una trasformazione radicale anche del senso dell'essere lettore. Lui diceva: chi scrive e chi legge sono entrambi quelli che fanno il libro. Spiegelman voleva raccontare la sua storia, dice lui, ma siamo noi leggendo che l'abbiamo trasformato in un romanzo che racconta la fine della guerra, la guerra, il tormento, eccetera. Ma in realtà lui ha la sua personale problematica. È il lettore che trasforma leggendo le cose. Lui proponeva di fare libri ad azionariato popolare, come se potessimo fare dei libri e venderne il diritto di autore prima ancora di stampare, il che vuol dire che diciamo che un libro costa X, tu lo sostieni, mi compri la quota di questo libro, diventi autore di questo libro e riceverai una copia del tuo libro che a quel punto hai prodotto. Quindi sei autore, lettore e produttore allo stesso tempo. Il libro viene rilasciato in Creative Commons e di nuovo può essere riprodotto gratuitamente. Questo circuito abbatte, distrugge completamente il sistema del copyright e favorisce una distribuzione libera, aperta, open source e in Creative Commons della produzione intellettuale di immagini e di narrazione. 2013, poi web assai. 2012 l'Apocalisse, il Crack Apocalisse. 2013 l'Orda, dopo l'Apocalisse, dopo che sono passati i barbari a spazzare definitivamente le rovine, nel 2014. Questa è una bella domanda. Noi qui adesso siamo davanti a questa mostra straordinaria, questi sono
l'Hollywood 1, cioè sono i manifesti, una piccola quantità di manifesti, questo libro è bellissimo, fatto da Vernier Cri, li raccoglie tutto. Questi sono i manifesti dell'orrore e del voodoo prodotti in Ghana, cioè di film prodotti in Ghana. Voi sapete che in Niger, in Ghana, c'è tutta una tradizione. Questi sono disegni fatti a mano, che sono le locandine di questi film. Questo essere fatti a mano, credo che forse andare proprio in una direzione anti-digitale, analogica, per resuscitare come appunto questi simpatici zombie apocalittici che sono stati uccisi ma che non muoiono mai, per resuscitare forse con questo sistema altre energie. Non lo so, veramente non lo so, perché l'anno è appena cominciato, noi in questi giorni ancora rimarremo qui a Forte con i vari autori che non partono, e domani, dopodomani faremo delle riunioni per discutere di cosa hanno visto, di cosa hanno pensato, e tramite i loro occhi. Anche l'anno scorso è andato così questo crack, ci hanno fermati, e giorni dopo il crack abbiamo fatto delle assemblee di disegnatori, degli autori, e sono venute fuori delle idee. Spero che questo succeda ancora. Io credo che però la vera scoperta che insomma è nata con il crack 3D e segue un po', è che in questo mondo virtuale, patinato, fotografato, riprodotto, è la realtà che sia rivoluzionaria. E su questa cosa, con questo intento, che il crack continua a formarsi e a sviluppare l'immaginario.